Ed eccoci di nuovo in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di marchi e se nella prima parte ci siamo concentrati di più sul valore intrinseco del marchio, ci concentriamo adesso su come avviene una tutela efficace del marchio e anche su quali sono gli strumenti legislativi a disposizione delle imprese per tutelare il proprio marchio. Lo facciamo con i nostri ospiti, che sono gli stessi della prima parte e che saluto anch'io, l'avvocato Erika Chiaramonte, partner dello studio legale Lombardo. Buongiorno e benvenuta. Salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E l'avvocato Sara Citterio, General Counsel di Trussardi. Buongiorno, benvenuta anche lei. Grazie, buongiorno. Ecco, avvocato Chiaramonte, io parto da lei e le chiedo quali sono gli strumenti giuridici attraverso i quali un'azienda può effettivamente tutelare il proprio marchio. Prego. Mi permetto innanzitutto di osservare che per tutelare davvero al meglio un marchio, le aziende dovrebbero avvalersi di una consulenza proprio sin dalla fase di costruzione del marchio, perché eviterebbero di incadere eventualmente, se no, in problematiche effettuando degli investimenti inutili. Basti pensare all'esempio che ho fatto prima, quando mi riferivo al marchio che reca la denominazione coronavirus, una consulenza avrebbe evitato di provvedere alla registrazione, così come ovviamente la consulenza nella costruzione del marchio è fondamentale perché anche come diceva prima l'avvocato Citterio, bisogna tener conto di tanti elementi che caratterizzano quindi il marchio e la costruzione è fondamentale per evitare poi che risultino identici o comunque simili e possano creare confusione e quindi non abbiano quelle caratteristiche utili per essere meritevoli quindi di tutela. Fatto questo, è altrettanto fondamentale una consulenza preventiva alla registrazione che riguarda le cosiddette verifiche di anteriorità, si chiamano visure, diciamo in gergo di anteriorità, che consentono di verificare se vi siano dei diritti preesistenti da parte di terzi che abbiano appunto già registrato quindi il marchio, perché questo consentirebbe di evitare un inutile investimento facendo luogo ad una registrazione che con praticamente certezza sarebbe poi oggetto di un'opposizione o comunque di un contenzioso ordinario successivamente. Ma certamente poi lo strumento che è stato richiamato proprio dall'avvocato Sara Citterio prima, principe per la tutela poi del marchio, è appunto la sua registrazione. Perché, come abbiamo detto, da un punto di vista più prettamente soltanto giuridico, consente appunto al titolare l'utilizzo quindi in via esclusiva per contraddistinguere i propri prodotti, quindi o servizi, distinguendoli da quelli degli altri. In questo modo si evitano quindi appunto quei rischi che soprattutto per quanto riguarda il mondo del lusso, per quanto riguarda i marchi che hanno raggiunto notorietà, vengano quindi appunto illecitamente sfruttati proprio utilizzando la notorietà di cui quel marchio gode, andando quindi appunto a utilizzare qualcosa che non, anche non identico, ma possa essere simile in generare confusione, danneggiando così però l'impresa titolare di quel marchio, non solo da un punto di vista economico, ma anche eventualmente reputazionale. Laddove si considera che molto spesso questi prodotti sono poi di scarsa qualità e vengono venduti a prezzi più bassi. Ovviamente per procedere alla registrazione si può procedere a livello europeo a quattro livelli e questo dipende da quali siano le necessità dell'azienda. Lo avevamo anticipato prima, poiché vige il principio di territorialità del marchio e quindi questo è valido soltanto nel territorio dove si esegue la registrazione, è fondamentale individuare dove si vuole procedere alla commercializzazione per capire dove andare a registrare un marchio e ci vengono offerte quattro possibilità, cioè semplicemente a livello nazionale, quindi in Italia utilizzeremmo l'ufficio marchio e brevetti, a livello europeo e avremmo l'ufficio europeo per la tutela della proprietà intellettuale, cioè l'UEIPO. Potremmo agire a livello regionale per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, esiste soltanto l'ufficio del cosiddetto Benelux, oppure anche a livello internazionale, cioè si parte da una registrazione a livello locale, cioè del singolo stato, regionale per quanto riguarda l'ufficio del Benelux o europeo, per poi estenderlo a qualunque altro stato che sia firmatario del protocollo di Madrid. Effettuata quella registrazione è anche
anche questo lo avevamo già anticipato, perché questi aspetti sono tutti correlati tra loro, bisognerà anche tutelarlo successivamente, verificando che nessuno ne faccia un indebito sfruttamento e quindi attivando per appunto le verifiche circa l'eventuale deposito di marchi che possano essere identici o simili, che vadano quindi a creare confusione, ma non solo, anche al fine di evitare che si consolidi eventualmente un diritto in capo ad un nostro concorrente che abbia effettuato la registrazione, in quanto se non si effettua una contestazione entro 5 anni, vi è proprio la convalida sostanzialmente di quella registrazione e quindi anche colui che ha registrato preventivamente non potrà più contestare nulla a colui che abbia registrato successivamente un marchio identico simile. Quindi fondamentale insomma anche il monitoraggio. Ecco, avvocato Citterio. Assolutamente, l'attività di vigilanza è Sì. fondamentale, si può anche attivare presso gli uffici Sì. e comunque anche andando a effettuare le verifiche Certo. dentro registri. Certo, e avvocato Citterio, l'avvocato Chiaramonte faceva riferimento a quel tipo di marchi, insomma, che sono molto appetibili anche a livello, diciamo, europeo mondiale in fase appunto di contraffazione perché molto noti e tra questi sicuramente rientra il vostro marchio che è Trussardi. Voi come vi proteggete? Ma io farei prima di tutto una premessa, che in realtà proteggersi dalla contraffazione è quasi impossibile. E lo dico in maniera abbastanza laica e senza dover per forza fare strani giri di affermazioni. In realtà l'anticontraffazione ha un costo altissimo e comporta anche l'utilizzo di una serie di strumenti che sono in sé diversificati, perché ovviamente in ogni paese nel quale un marchio o un prodotto comunque che appartiene ad un determinato marchio viene contraffatto, ci sono diverse procedure, alcune anche parecchio costose e soprattutto che richiedono anche moltissimi anni e talvolta è anche molto frustrante perché poi alla fine non si riesce ad arrivare al reale contraffattore, quindi a punirlo o comunque a fargli desistere da questo tipo di attività. Purtroppo, soprattutto per quello che riguarda, diciamo, il settore della moda, del design, che è quello nel quale ovviamente io lavoro, c'è una sorta di, viene anche chiamato anche da alcuni autori americani come il piracy paradox, cioè di per sé c'è questo paradosso per cui se sei copiato in un certo senso è anche una dimostrazione che comunque il tuo brand è un brand appetibile e funziona sul mercato. Per cui ci sono alcuni livelli, ovviamente non si può andare a dei livelli eccessivi perché è logico che la contraffazione poi comunque deve essere fermata, ma ci sono alcuni livelli in cui la contraffazione non può che essere, malgrado ovviamente i titolari dei marchi e dei design, in un certo senso tollerata. È logico che ovviamente ci sono degli aspetti che non possono essere assolutamente lasciati semplicemente al mercato e che sono ad esempio tutte quelle aree nelle quali è necessario intervenire per tutelare anche la salute dei consumatori. Io preferisco magari intervenire su contraffazioni, poniamo il caso di profumi, che sono prodotti che comunque vengono a contatto con la pelle, per cui io non posso assolutamente permettere che i miei consumatori possano venire a contatto con prodotti non solo non fabbricati da me, ma soprattutto che io temo possano avere delle caratteristiche che possano andare a danneggiare la salute dei consumatori, piuttosto che magari qualche altro articolo che di per sé può avere un coinvolgimento un po' meno importante per quello che riguarda i nostri clienti. Per cui è logico che poi, soprattutto in un periodo come quello attuale, nel quale occorre anche ben selezionare dove intervenire e come, perché i budget non sono, ahimè, infiniti e quindi, come dicevo prima, l'anticontraffazione comporta anche dei costi che non sono solo dei costi ovviamente intellettuali di intervento, di scelta e di decisione, ma anche proprio di immagazzinamento della merce contraffatta, la sua distruzione, il portare avanti le cause. Ecco, in questi casi occorre anche avere una serie di procedure, di processi per i quali si va a decidere, a selezionare quelle che sono effettivamente le contraffazioni che è più opportuno andare a colpire, a Certo. volte ad esempio nei siti distributivi, in modo da cercare di tutelare quanto più possibile il marchio, ma anche e soprattutto la salute dei nostri consumatori. Certo, ecco, avvocato Chiaramonte, infatti io adesso mi concentrerei proprio su come avviene la tutela in caso di contraffazione.
proprio per quel tipo di marchi come appunto Trussardi che sono notorie o come effettivamente possono esserlo i marchi del lusso. Prego. Innanzitutto mi ricollego a quello che ha appena detto l'avvocato Sara Citterio per condividerlo, perché è evidente come l'anticontraffazione abbia dei costi notevolissimi e sicuramente in questo periodo si rappresenti maggiormente un problema. Però anche questo dimostra anche quello che avevamo detto prima, cioè che vi è un vero e proprio investimento e anche vi è un investimento nella tutela del marchio e sicuramente in un periodo non di crisi come quello che purtroppo ci sta travolgendo, potrebbe essere anche più semplice, diciamo, investire in queste forme di tutela, poiché, come abbiamo detto, questo ha un ritorno poi dal punto di vista anche economico. In linea generale, comunque, quello che va detto è che secondo proprio l'ufficio marchi e brevetti, contraffare vuol dire riprodurre in modo tale che il marchio possa essere scambiato per l'originale. Quindi non stiamo parlando sostanzialmente proprio di una copia fedele o identica. Di norma sostanzialmente è quell'utilizzare quelle caratteristiche che abbiamo richiamato prima del marchio, quelle che hanno una maggiore impressione, quindi per il pubblico, come la fonetica, il Certo. colore, per quindi attrarlo, facendogli quindi credere che il prodotto in realtà sia riconducibile all'azienda. E questo è il motivo per cui è fondamentale, come diceva la collega Citterio, evitare che questo avvenga, perché non soltanto potrebbe comportare un discredito reputazionale in termini di qualità, ma anche laddove appunto i prodotti siano dannosi. Gli strumenti effettivamente possono avere talvolta anche dei costi elevati, però in alcuni casi vi sono anche delle procedure amministrative un po' più ridotte. Talvolta è proprio la verifica, cioè la sorveglianza, che viene molto complessa inizialmente. Laddove ci si accorga di una contraffazione, si può innanzitutto inviare una diffida e quindi confidare, ovviamente possiamo parlare in questo caso però degli utilizzi più ridotti quando è su larga scala, ad esempio questo periodo in particolare rende molto complessa l'anticontraffazione perché poiché si è diffuso tantissimo la vendita online, ovviamente questo ha facilitato tantissimo un accrescimento proprio di contraffazione. Detto questo, si può inviare innanzitutto una diffida. Se questa ovviamente non sortisce alcun tipo di effetto e si tratta in realtà di una contraffazione ben studiata, quindi persino di un marchio che è stato registrato o inconsapevolmente o proprio per sfruttare la notorietà, confidando però in realtà che non ci si accorga dell'eventuale rischio di confusione. Entro 3 mesi dal deposito della domanda di registrazione dell'azienda concorrente, eventualmente si può presentare anche opposizione davanti al competente ufficio e questo consentirebbe l'introduzione di una procedura amministrativa che quindi ha anche dei tempi e dei costi più ridotti. Laddove ciò non sia possibile, non resta che la strada del procedimento di natura giudiziale, che può essere un'azione di nullità se il marchio è registrato, oppure appunto un'azione che si chiama proprio di contraffazione, tentando in questo modo di ottenere sia che cessi l'attività illecita, sia di ottenere un risarcimento del danno parametrato anche al vantaggio che il competitor sostanzialmente potrebbe aver ottenuto, nonché anche provvedimenti come ad esempio sanzioni nel caso in cui non si cessi appunto l'utilizzo indebito del marchio e la richiesta ad esempio di pubblicazione anche sulle riviste del settore dell'eventuale provvedimento finale. Ma gli aspetti fondamentali sono quelli che in realtà ha anticipato l'avvocato Sara Citterio parlando proprio dei costi, sono quelle procedure di urgenza, quei provvedimenti cautelari che si potrebbero chiedere o prima ancora di introdurre il giudizio ordinario o in corso del giudizio per ottenere appunto il ritiro dalla merce dal mercato o ad esempio la sua distruzione. E questo sì, effettivamente comporta molto spesso dei costi elevati che crescono diciamo in conseguenza della notorietà stessa del marchio e quindi sono maggiori laddove maggiore possa essere la notorietà e quindi l'indebito utilizzo del marchio stesso. Certo, poi appunto come sempre è meglio la via risolvere insomma tutte le questioni attraverso la via stragiudiziale, appunto come sappiamo anche il livello di tra virgolette intasamento dei nostri uffici giudiziari. Ecco, Avvocato Citterio, io le chiedo se a suo avviso, al di là appunto della contraffazione
della questione costi che ha evidenziato, se gli strumenti giuridici a vostra disposizione sono sufficienti per un'adeguata tutela. In linea di principio direi di sì, soprattutto negli ultimi anni si sono sviluppate tutta una serie di azioni e di prassi che a mio avviso hanno, soprattutto io parlo principalmente per quello che riguarda l'ordinamento italiano, hanno valorizzato l'importanza non solo appunto delle azioni civili ma anche delle azioni penali a tutela dei titolari dei marchi e in generale comunque dei titolari dei titoli di proprietà intellettuale industriale contro i contraffattori, soprattutto diciamo a partire intorno al 2009-2010 c'è stata una produzione normativa particolarmente importante che a mio avviso ha particolarmente cambiato questo aspetto, diciamo, della contraffazione, ha valorizzato anche la contraffazione come vero e proprio reato. Quindi anche tutti gli interventi legislativi che ci sono stati, penso ad esempio all'inasprimento delle sanzioni per quello che riguarda appunto i reati di contraffazione, che hanno preso in considerazione quella che è la serietà del fenomeno contraffattivo rispetto a quello che era nel passato, ma anche un aumento che c'è stato dei poteri investigativi delle parti lese che prima erano stati previsti soltanto per alcuni tipi di reati più gravi. Anche il fatto stesso di poter utilizzare adesso le intercettazioni telefoniche, che fino a qualche anno fa non era possibile nell'ambito dei procedimenti che trattavano di reati di contraffazione, questo ha migliorato notevolmente anche la risposta che l'ordinamento è in grado di dare ai titolari di marchi o in generale comunque appunto di titoli di privativa industriale nei confronti dei propri contraffattori. Ovviamente questo non significa che abbiamo raggiunto l'ottimo, anche perché appunto ci sono ancora alcuni aspetti relativi ai procedimenti di sequestro, anche ci sono alcuni piccoli problemi di procedura, anche il fatto di identificare correttamente quella che è la fattispecie di reato per permettere appunto di ottenere i sequestri dei prodotti contraffatti. Sono ancora alcuni aspetti sui quali sicuramente si perverrà delle soluzioni migliori in futuro e che sono già stati attenzionati da più parti come essere dei punti un po' critici, ecco, nella tutela sì. dei marchi contro la contraffazione. Poi c'è tutto un altro aspetto che appunto purtroppo per ragioni di tempo l'avvocato Chiaramonte ha soltanto sfiorato, ma che è sicuramente fondamentale, e che è tutto il campo della contraffazione online, anche perché qui riguarda anche non soltanto purtroppo contraffattori che sono all'interno del territorio nazionale, ma quasi nella totalità dei casi extra del nostro territorio, e qui ci sono tutta una serie di difficoltà che stiamo riscontrando anche semplicemente nel fare delle ricerche preliminari per trovare quelli che sono i contatti a cui anche semplicemente mandare le diffide di cui parlava la collega. Faccio un esempio, fino a qualche anno fa gli elenchi dell'UIS, che è il registro internazionale a cui sono appunto inseriti tutti i titolari dei nomi a dominio, non è più pubblico. Per cui per fare delle ricerche e determinare quelli che possono essere i titolari di determinati nomi a dominio che ospitano siti che possono anche ad esempio vendere prodotti contraffatti o fare contraffazione di altro tipo, appunto mentre prima era pubblica adesso non l'è più e occorre passare attraverso diverse fasi, quindi con un dispendio anche di tempo notevole, per poter riuscire a risalire all'effettivo titolare. Quindi questa è una difficoltà che è stata posta in nome della privacy, ma che in realtà viene un po' ad intralciare quella che è ad intralciare l'efficacia e la tempestività di tutta una serie di azioni contro la contraffazione che in teoria dovrebbero essere invece molto più veloci, proprio perché internet è intrinsecamente molto veloce e quindi così come compaiono, scompaiono questi siti e riappaiono magari sotto diverse forme, e qui la tempestività dell'azione del titolare del marchio è fondamentale e per il momento ancora non è particolarmente valorizzata. Certo, insomma sulla contraffazione online potremmo aprire un capitolo sì. molto molto ampio, purtroppo il nostro tempo però è esaurito, per cui io vi invito eventualmente per una prossima puntata in cui potremo approfondire questo interessante dibattito che avete generato, e io vi ringrazio per essere state con noi. L'avvocato Erika Chiaramonte, partner dello studio legale Lombardo. Grazie a voi.
e l'avvocato Sara Citterio, General Counsel di Trussardi. Grazie anche a lei. Grazie, grazie mille. Grazie anche ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.